Chi l'avrebbe mai detto che dal lontano 2015 sarei arrivato a fare nel 2023 questo video? Cioè, ma vi rendete conto? Ma allora, ma uno si chiederà: ma perché stai facendo questo video? Perché è ora di fare un po' di chiarezza, no? È arrivato quel momento che io aspettavo da tanto tempo, cioè che qualcuno facesse qualcosa che non doveva fare, dire magari qualcosa che non doveva dire e arrivare a quell'equilibrio legale, no? Come lo chiamo io, metterci la faccia, in realtà non mettercela, ma metterci magari la carta, come vedremo dopo. Che poi, raccontandovi anche quello che è successo, allo stesso tempo vi si fa anche un sunto di quello che è purtroppo il panorama italiano. Non voglio fare tutta l'erba un fascio, però questa non è la prima volta che mi capita una cosa simile. Ma allora, ma perché mi sono girate le scatole tutte insieme? Perché tutti quanti abbiamo i nostri haters, no? Che sia magari un ragazzetto invidioso, che sia un ragazzetto comunque che vuole dar fastidio, no? Gli piace fare il commentino un po' così. Capita a tutti, e lì io non ho mai detto niente. Ma dal momento in cui vengono dette delle cose da delle persone, e poi vediamo anche da chi può essere detto. Nel momento in cui vengono dette delle cose da delle persone, e vengono dette con cattiveria, no, vengono dette proprio per far male, allora uno va alla conclusione e dice: mi sa che ora è il momento di fare un po' di chiarezza, no? Il momento un po' di portare le cose come stanno, ma soprattutto per il bene della community. Partiamo dal presupposto che io vi conosco tutti, dal 2015, bene o male, siete passati tutti quanti. Chi è passato dalla pagina, chi è passato a fare il muratore, un giorno si è svegliato, ha preso il porto d'armi e si è comprato una pistola. Chi si è svegliato che mentre nel Libano metteva le foto su angeli con la divisa perché appare al Coin. Chi si è svegliato una mattina, è andato all'estero, dice di aver fatto la guerra e poi è ritornato in Italia. Chi magari dice: ah, ma io sono andato in Ucraina, ritorna in Italia e non c'è mai andato in Ucraina. Chi invece dice: ah, ma io faccio l'istruttore, quando poi non è manco idoneo alla vita militare. Io l'ho viste tutti, l'ho viste tutte e l'ho visti tutti. E se mi sto esponendo in questa maniera è perché io ho detto sempre una cosa, ragazzi: non mi dovete dar fastidio, perché io non faccio né corsi né niente. Nel momento in cui mi date fastidio, io faccio un video e dico le cose come stanno. E voi non potete fare niente, perché nel momento in cui potete fare qualcosa, lo sapete, ad esempio, lo tenete presente il trucco di GTA, i soldi infiniti? Ecco, perfetto, potete mettere gli avvocati che volete. Invece ne metto due a testa, ok? E lì subentra il codice sulla Play per i soldi infiniti. E potete andare all'infinito, perché tanto a me non me ne frega nulla. Perché quello che io faccio nella vita lo faccio per passione, non come voi che lo fate per business, per i soldi. Questi qua io non me ne faccio nulla. Quindi voi, conoscendo bene il vostro valore, conoscendo e sapendo bene che io queste cose le so, che cosa fate? Avete deciso di, in questi 6 mesi di mia assenza, prendere la mia persona, raccontare la vostra versione a più persone possibili e immaginabili e costruire la vostra credibilità, la vostra reputazione, che nonostante tutto già era sotto zero. Facendo il lavoro che avete fatto è zero. Dopo questa cosa qui, non lo so, non ci sarà più possibilità di recupero, perché pur di chiudere, quello che io devo fare è difendere il mio nome, difendere comunque cioè quella che è la credibilità di Tactical Italy e di conseguenza poi vi fate un esame di coscienza e la prossima volta ci pensate 2 volte, anzi, mi sa che la prossima volta non ci pensate proprio. Bisogna che vi dica anche una verità,
Come funziona nel panorama tattico italiano? Nel panorama tattico italiano, quando non si riesce a scalfire l'altro, perché io e noi ci definiamo persone imprescindibili dal punto di vista umano, ok, e professionale, quando non si riesce a scalfire l'altra persona, si devono dire cose che non sono vere. E ora vengo al dunque. Voi non lo sapete, ma qualche mese fa siamo stati all'estero per lavoro, ora non diremo dove, tanti lo sanno, tanti non lo sanno, ma non frega nulla. Sicuramente non mi metto a fare i post che dico: ah, ma guarda, ma sto andando in missione. Non l'avete mai saputo, non l'avete mai capito, ed è questo il risultato più importante, soprattutto per quanto riguarda il mio ambiente lavorativo. Durante questi 6 mesi, che cosa è successo? Che poi l'ho scoperto. Fortunatamente, quando stavo per rientrare in Italia, una persona. Tutto è nato con una persona che mi fa: guarda, voglio andare ad un evento. Cosa pensi di queste persone? E come sempre, che cosa ho fatto? Ho detto: no, guarda, lascia perdere, sono dei clown. No, guarda, lascia perdere, sono persone non serie. No, io come una persona molto, molto corretta ho detto: guarda, fai una cosa, vai all'evento. Sicuramente ti divertirai, conoscerai tante persone. Però allo stesso tempo conoscerai anche queste persone qui e mi darai te una risposta. Quindi questa persona va a questo evento e praticamente che cosa succede? A questa persona durante l'evento viene detto: ah, ma come mai? Ma tu segui Tactical Italy, ma come mai vieni a questo evento? Ma come mai vieni a stare qui con noi? Ma Tactical Italy, ma questo, ma sono stati molto, molto vaghi, no? Sono molto furbi perché tastano il terreno, no? Prima di parlare male. E questa non è la prima volta che capita, ma va bene, a me va benissimo perché, cioè, in ogni caso, comunque, dico sempre: importante che se ne parli, è pur sempre pubblicità. Quindi, questa persona torna a casa, mi chiama e mi fa: non mi sono trovato molto bene, non mi sono trovato molto bene. La prima cosa che hanno fatto, si sono presentati per reparto, per qualifiche, per corsi, per reggimento, per brigata, no? Come se volessero mettere un paletto tra loro e te, come se volessero definire quella che è la loro superiorità nei tuoi confronti. Mi sono divertito il giusto, mi sono divertito poco. Quando sono tornato a casa mi hanno scritto, mi dice: ma quando vieni a fare un corso da noi? Tutto lecito, per amor di Dio. Ognuno si comporta e fa quello che gli pare. E meno male che la gente è stupida, perché poi si comporta sempre come non si deve comportare. Questa comunque è una cosa che non mi ha sorpreso, perché il modus operandi di queste persone sono sempre le stesse. La non serietà comunque costruisce un comportamento schematico in queste persone che è facilmente prevedibile. Il problema non è qui, il problema è quando magari questa persona ha continuato a mettere dei contenuti inerenti a noi, inerenti alla pagina. Sono successe un po' di cose spiacevoli. Ad esempio, nel momento in cui sono state pubblicate le storie, queste persone, questo gruppo, questo team, che poi una settimana sì, una settimana no, cambiano. Che cosa gli ha risposto? Ha detto: ma come? Ma Tactical Italy? Ma che? Ma no, la brema del mondo tattico insieme a questo qui, la peggiore persona che tu potessi mai nominare. Ma no, ma lui fa contenuti che non sono sue riprese, i montaggi. Ma magari fate contenuti, facciamo noi. Ma magari, Dio. Ma magari si porta pure qualcosa di diverso in questo panorama. La cosa peggiore, oltre a tutte le cose dette, e vi allego anche gli screen, perché pubblico gli screen a mia responsabilità. E che cosa è stato detto? Guardate qui. Ha provato più volte il corso e non l'ha superato per problemi psicologici. Addirittura c'è qualcuno anche che ha inventato una bella
una bella versione per problemi psichiatrici. Cioè, ma ragazzi, ma vi rendete conto quello che avete detto? Cioè, a me fa ridere. A me fa ridere perché questa cosa l'avete anche scritta con nome e cognome. Con nome e cognome. E quindi poi, ovviamente, questa persona mi ha girato gli screen, no? Indovinate cosa è successo? E queste persone lo contattate, lo cercate, no? Giustamente mica ti rispondo. L'unico che mi ha risposto è l'autore di questo messaggio, no? L'autore di questo messaggio con cui ho parlato, gli ho mandato un messaggio minacciandolo di azioni legali, vabbè, è classico, no? Basta fare così, anche perché tutta gente in servizio, che fai? Gli fa una denuncia, questi praticamente gli esplode la carriera in 2 millisecondi. Mi risponde, mi chiede scusa, abbiamo parlato, e ho detto, man, cioè, ma ti pare? No, perché, ma scusa, ma come fai a parlare male di me? Questa persona ha parlato male di me, non sapeva nemmeno chi fossi. No, perché mi hanno parlato male, queste qua sono persone super affidabili, questo e quest'altro. Io ho detto, allora, prescindendo dal fatto che io non parlo male delle persone se non le conosco. Poi, secondo, hai detto delle cose gravissime su di me. Terzo, queste persone sono state sempre furbe, no? Perché poi vi spiego la strategia. La strategia è organizzo l'evento, attiro più adepti possibili, ok? Chiamiamoli adepti, anche se non sono adepti, sono poveracci ignari, e poi parlo male di Tactical Italy. Così, così, perché funziona così. La strategia è questa, quella che hanno voluto fare lui. Danieli, che dici? Ti è piaciuto farlo, sei stato scoperto e di conseguenza ora ne stai pagando le conseguenze. La cosa che ho evidenziato a questa persona qua è che la cosa che ho evidenziato a questa persona qua è ho detto, ma scusa, ma cioè, ti rendi conto che sei fatto portatore di un messaggio non vero? Perché poi a questa persona gli ho dato anche delle prove nonostante continui a supportare questi personaggi qui, ma questa poi è una cosa di cui parlerò con lui. E soprattutto è una persona che non conoscevi. Parlando, spiegando anche quello che è l'obiettivo della pagina, che è senza scopo di lucro per aiutare il prossimo, ma soprattutto aiutare e fare una community vera, non la community di clown, ok? Di content creators, perché cioè, chi sta facendo una community sta facendo una community di content creators, non una community di appassionati. Questo poco mi importa. Cioè, questo è per spiegare alle persone che chi gli è stato detto che io non ho passato dei corsi, nello specifico dei corsi Obos, io l'ho passato i corsi. Sono anche, comunque, risultano anche nel quello che è il mio foglio, ok? Poi ora, più di tanto nella maniera specifica non posso parlare. Per ora vi mostro la carta, che è quella la cosa più importante, quella che tutti vogliono vedere, tutti quelli che hanno visto finora mi fanno no, pubblica le sue cose perché la gente lo deve sapere. Alessiuccio, Danielino, i corsi Obos ci stanno, sono due. E questa è soltanto una pagina. Soltanto una pagina, tutto il resto è tutto. Tutto censurato, tutto il resto a me non serve farlo vedere. Io ho sempre fatto vedere i contenuti, io mi sono sempre divertito. Non ho mai detto, ah, ma io faccio. Sono in queste unità, sono in questo reggimento, ah, ma io sono. No, io mi sono sempre presentato come nome e cognome e non mi sono mai presentato per la pagina perché la gente non gliene frega niente di chi rappresenti. La gente interessa chi sei. Non che dici, ah, ma io faccio parte di questa brigata e poi non sei in grado manco di portare a termine quelli che sono i requisiti fisici annuali e qualcuno anche veramente dovrebbe, invece di chiacchierare, dovrebbe allenarsi. Io sono di questo parere qua. Addirittura è stato detto che noi siamo dei mercenari, siamo andati in Ucraina, siamo delle persone che comunque non siamo affidabili perché abbiamo dei giri strani.
Questo lascia il tempo che trovo, anche perché non, sicuramente queste non sono, non è il posto per dare spiegazioni. Però l'antifono è: no, questa persona ha fatto 2 volte il corso, non l'ha superato. Invece no, 2 volte. Allora, lo chiedo, ma avete visto? E quindi, cari miei, mi dispiace deludervi, ma avrei toccato l'unica cosa vera, l'unica cosa che veramente ho fatto, l'unica cosa che veramente mi ha dato delle possibilità immense, perché tutto quello che so l'ho imparato grazie a determinati ambienti lavorativi di cui io non citerò mai, perché Instagram è un gioco, Instagram è lo specchio di una vita reale per tanti. Okay, noi vi facciamo vedere solo quello che possiamo e vogliamo mostrarvi. Non mi mostreremo mai cosa facciamo al lavoro o quello che comunque non potremmo mai mostrarvi. Ma non perché facciamo qualcosa di spettacolare o grandioso, ma semplicemente perché questa si chiama professionalità. Di sicuro non mi presenterò mai per unità, brigata. Queste sono tutte cazzate. Quando vedete che c'è gente che mette avanti la propria professione, il proprio ambiente lavorativo, andatene da sta gente non vi serve. Vi serve la passione, vi serve il sorriso, vi serve la genuinità. Una persona deve essere in forma. Ragazzi, una persona deve essere in forma, a meno che non abbia 60 anni e a meno che non abbia 40 anni di esperienza. Una persona con la panza, giratele al largo. Una persona che fa finta di fare attività fisica, una persona che fa finta di fare un drill al poligono, una persona che non sa come si fanno delle cose, che vi vuole mostrare qualcosa che non è reale. State alla larga, ma state anche lontano da quelle persone che vi scrivono e vi screditano il lavoro altrui, quando il lavoro altrui è portare passione senza guadagnare un euro. Quindi la domanda che tutti ci vogliamo porre, che tutti ci vorremmo porre, ma Danieli, ma perché l'hai fatta questa cosa qua? Cioè, che cosa te ne è tornato in tasca? Che cosa te ne è tornato in tasca? Che cosa te ne tornerà in tasca? Secondo me ti sei rigirata anche contro. Voglio ringraziare anche chi mi ha messo in guardia da questa cosa qui. Voglio ringraziare da chi comunque mi ha spiegato cosa è stato fatto in questi mesi qua. Voglio ringraziare anche chi mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, bro, ti ringrazio per avermi, quando ti ho chiesto consiglio, ti ringrazio per essere stato il più oggettivo possibile in passato, perché sei stato un signore, perché poi tanto queste persone si sono rivelate quelle che sono. Ringrazio anche quelle persone che mi hanno chiamato e mi hanno segnalato questa cosa dopo che mi sono sfogato con altri amici. Ringrazio anche le pagine che manderanno in onda comunque nelle proprie storie questo post. Ringrazio anche chi continuerà a fare così, magari facendo pubblicità alla pagina e portando la buona parola di quella che è una community onesta. Perché tanto, avete visto, cioè, io al karma ci credo. Perché bisogna dire anche, signori, che ci sono anche degli operatori che hanno confermato queste cose qua che sono state dette. E ora che succede? Ora che c'è la carta, che cosa succede? Ora che tutti sanno la verità, che cosa succede? Ve lo dico io che cosa succede. Che la credibilità scenderà pari a zero. Ed è giusto che sia così, perché io ho sempre detto una cosa: non mi dovete dare fastidio, perché qui non si fa business. È nel momento in cui c'è qualcuno che fa business e ci dà fastidio, poi queste sono le conseguenze. Viene messo alla gogna pubblica, alla gogna mediatica, su una pagina grossa, e poi la gente la prossima volta che deve fare un corso decide 2 volte. Ed è inutile poi che vi presentate e dice: ah, ma io ho fatto il corso di CL, ah, perché io sono Tier 2, ah, ma perché io me lancio. Ti vorrei vedere, amico mio.
E ti vorrei vedere pure la faccia che stai facendo dopo che hai visto sto video. Non te l'aspettavi, eh? E invece è successo. Ah, e per concludere, se volete sapere quelli che sono gli affidabili della community, basta che vedete i miei seguiti, tutto il resto. No comment.